avranno per sempre 17 anni, Vincenzo e Alessandro, le due giovani vittime dell'incidente avvenuto la scorsa notte a Montesarchio, in via Matilde Serao, nei pressi della zona industriale della città caudina. Un destino crudele e infame li ha strappati per sempre all'affetto delle loro famiglie e dei loro amici. I due giovani, originari di Rotondi, viaggiavano insieme su uno scooter Piaggio Liberty 125 quando, per cause ancora in corso di accertamenti, si sono scontrati contro una Honda 125 sulla quale viaggiava Giulio, anch'egli giovanissimo, di soli 16 anni. Vincenzo muore sul colpo. Il cuore di Alessandro si ferma poche ore dopo al San Pio, dove era stato trasportato d'urgenza. Giulio, invece, è in prognosi riservata al Fatebenefratelli di Benevento.